Eccoci qua con Sonic. Sonic Generation. Spero che l'audio della musica non sia troppo alto. E andiamo a fare la Chemical Zone. Si chiama così? C'è un vuoto di memoria improvviso. Sono abbastanza sicuro che si chiama così. Lo sto usando i joystick a PlayStation. Però il problema di fondo, adesso mi ho svegliato tutti il vicinato, è che sto giocandoci con un cavo di merda, perché purtroppo non posso fare altrimenti, perché il Bluetooth mi manda a puttane tutto. Però, visto che adesso gioco con il joystick da PlayStation, riesco a giocare molto meglio, perché prima usavo quello sì, sempre da PlayStation, però di terze parti e bleh. Però cioè, sto pieno di cavi fastidiosi mezzo ai coglioni. Io li odio i cavi, non avete idea. Non li sopporto. Pure il microfono qua, adesso questa parte qua lo tengo qui davanti, proprio nelle prese davanti, però dopo lo metto quello dietro perché almeno se c'ho nelle palle no, non così tanto. A voi gli dà fastidio i cavi come dà fastidio a me? Perché c'è gente che adora i cavi, più che altro perché non c'è nessun ritardo, niente con i cavi, invece con i joystick a quanto pare, no con i joystick, con i sei joystick, sì. Con le cose senza fila a quanto pare sì. Vabbè, io adesso non sto giocando a un gioco ritmico, quindi me ne sbatto veramente tanto di quel mezzo nanosecondo di ritardo, proprio niente. Io il ritardo lo sentivo più che altro molto in... sto cazzo di cuffie. In Fallout, quando giocavo sul vecchio computer. Ma lì credo che sia colpa del fatto che il gioco fosse proprio... perché lì ci giocavo senza joystick, giocavo col mouse. E... questo. E sentivo molto ritardo perché credo, do intuizione, perché proprio il gioco in sé, insomma, era un po' pesante, non dico in generale, dico per il mio computer, e quindi non so, magari rallentando il gioco rallentava anche il vaffanculo a sto merdo. Comunque, a brevissimo, quando Calico Costruito sarà già uscito, esce Sonic Lost World per il computer. Io lo voglio, cazzo. Non l'ho mai giocato, però sono interessato a provarlo, sono curioso, proprio la mia curiosità è estrema. Anche perché non è che sto a comprare un Wii U solamente per quello, eh. Cioè, già i soldi non è che navigo nell'oro. Se navigassi nell'oro, allora compro un Wii U solamente per un gioco, però no, quello, cioè... poi manco un gioco che so già che mi piace, un gioco che forse potrebbe piacermi. Quindi, nah. Ok. Sto giocando un po' a cazzo, non prendo gli anelli, non faccio una minchia. Quindi, questo alla fine è un let's play, questo non è che è uno speedrun. Ok. Cioè, si attorciano i cavi delle cuffie con quelli del joystick, ma si può... ma vaffanculo, dopo attacco dietro le cuffie si risolve il problema. Tails! Questo stabilimento chimico ha un'aria familiare. Come si fa a dimenticare un odore del genere? E quell'acqua rosa, non so perché, mi rende nervoso. È vero, Tails. Io ho continui déjà vu in questo posto. Ed eccoci qua. Adesso dobbiamo salvare... no, non è vero. Knuckles è ancora lì. Credo che sia Knuckles, fa vedere. No, il cazzo è Amy. Vabbè, e facciamo la Chemical Plant con Sonic classico. Spero che i cavi smettano di rompere i coglioni, perché... vabbè, sì, ok, ma... io odio i cavi. Voi usate Mountain Enjoy DS Tool, Beta DS3 Tool, io uso. Magari datemi una mano, ditemi se c'è un modello di Bluetooth che non manda in blue screen il mio computer. Che sarebbe una cosa abbastanza carina da fare.
Anche perché comunque non mi frega un cazzo del Bluetooth. Io lo voglio solamente per giocare con il joystick senza fili. Per adesso io manco lo uso il Bluetooth, non saprei neanche. Non so neanche cosa cazzo serve in realtà quasi. Quindi. Cioè so vagamente cosa serve, ma. Cazzo, sto tornando indietro. Oh. Sono caduto. In Sonic 2 sto livello qua era bastardo. Io ci giocavo da piccolo, l'unico gioco di Sonic che ho giocato da piccolo. E sto livello qua era proprio stronzo. Proprio detestabile. L'acqua poi che sale. Da piccolo, ecco, di recente insomma, si parla forse anche 2 anni fa però. Ero riuscito a superare il livello dell'acqua, poi non sono andato più avanti per scazzo, però. E quel giorno, dico. E quel giorno lì non più andato avanti perché ero scazzato. Comunque, a parte questo, da piccolo io non sono mai riuscito ad andare oltre questo livello qua per colpa dell'acqua. Perché annegavo sempre. E ogni tanto dicevo, dai, gioco a Sonic, vedo se riesco ad andare avanti. Non ce l'ho mai fatta. Mai, mi ero sempre bloccato qua. Quello è un bel gioco, Sonic 2. C'è pure quella cosa lì del multigiocatore nascosto di Tails. Che vabbè, tutti se ne hanno accorti. Chiunque avesse un secondo joystick dice: se muovo Tails, anche se in teoria gioco un personaggio contato al computer, non è che posso muovermi. E tutti hanno scoperto: sì, si può. Credo che anche il manuale lo dica, forse non quello europeo, forse quello giapponese o americano, ma penso che lo dica. Bisogna chiedere a degli americani o dei giapponesi. Ok, direi che c'è un altro filmato in cui salviamo il nostro amico Knuckles. Grado S e salviamo Knuckles, vai. Era Amy, non Knuckles. Vuol dire che per questa parte qua abbiamo fatto la Chemical Zone. No, la Chemical Plant, pardon. E che non ci resta altro che terminare qui la parte. Nella prossima parte faremo per... cos'era? City Escape? No, più avanti. Voglio vedere cosa c'era. Ok. Non mi ricordo il titolo, faccio schifo. Non mi ricordo neanche da che gioco proviene, perché non è che li ho giocati tutti, eh. In realtà ne ho finiti pochissimi. Se ti scrivi, vabbè, lo conosco perché è il primo livello di Adventure 2, tutti hanno giocato Adventure 2. Ci vediamo alla prossima parte, ciao!